parliamo di postbiotici, che sono dei fattori solubili che possono essere costituenti o prodotti metabolici che derivano da batteri vivi, che vengono rilasciati dai batteri oppure derivano da un'analisi batterica, e sono una serie di costituenti, enzimi, peptidi, neuropeptidi, polisaccaridi e proteine di superficie che hanno la caratteristica di agire mandando dei segnali a distanza. Sono segnali importanti perché sono molecole che hanno un'azione potente antinfiammatoria, immunomodulatoria sostanzialmente, e quindi influenzano molto a livello locale il microbioma, ma come vedremo possono essere coinvolti anche nella modulazione, diciamo, della risposta immunitaria sostanzialmente a distanza. Tra questi ricordiamo anche che vi sono delle metaboliti che vengono prodotti dagli agenti microbici e che vengono sostanzialmente rilasciati. Quindi uno dei punti fondamentali del postbiotico che può modulare in maniera significativa il microbioma intestinale e può interagire in maniera sostanziale con il sistema immunitario. C'è una tradizione in realtà che riguarda il postbiotico, perché il postbiotico è presente in una serie di alimenti fermentati che tradizionalmente in diverse culture sono proposti ai bambini e nelle popolazioni. E abbiamo quindi una serie di dati rilevanti che ci dicono come una serie di differenti alimenti contenendo il postbiotico influenzino sostanzialmente in maniera positiva la nutrizione e la crescita dei bambini. Il postbiotico è in grado, probabilmente, dicevamo, di influenzare la risposta immunologica, modula la risposta di tipo TH1 pro-infiammatoria e riduce in qualche maniera la produzione di citochine. Ma soprattutto ha un'azione antimicrobica con delle proprietà che sono batteriostatiche o battericide. E questo avviene attraverso, di nuovo, batteriocine, enzimi, small molecules e acidi organici che vengono prodotti appunto dagli agenti microbiologici. Ma il punto importante è che quindi il probiotico può agire attraverso il postbiotico anche sulla funzione di barriera dell'epitelio intestinale, e questo meccanismo è stato messo in risalto perché il postbiotico determina una flora intestinale assolutamente favorevole. È in grado di indurre una maggiore espressione di difensine, attiva una serie di recettori che determinano poi la crescita dell'epitelio intestinale e promuove, questo è un punto fondamentale, la funzione di barriera a livello intestinale, che è uno degli aspetti più importanti soprattutto nel bambino piccolo e magari nel bambino con una patologia, ed è in grado anche di aumentare la produzione per esempio di mucine. Questo è importante dal punto di vista finalistico perché a livello locale si crea quel sistema di difesa intestinale che è così importante per determinare una difesa appropriata dagli insulti microbiologici, dagli insulti degli allergeni, dagli insulti sostanzialmente irritanti. Tra i meccanismi d'azione allora del postbiotico, abbiamo detto, si tratta di enzimi, proteine, lipidi, acidi organici. Questi hanno un effetto locale sul microbioma, hanno un effetto locale sulle cellule dell'epitelio intestinale, ma hanno anche un effetto poi a livello sistemico perché modulano il sistema immunitario e mandano dei messaggi anche attraverso i loro metaboliti che arrivano ad organi distanti come tessuto adiposo, come il fegato, come il sistema cardiocircolatorio e perché no anche il sistema nervoso. Quindi sono implicati in una serie di effetti sistemici, antiossidanti, ipocolesterolemici, antipertensivi, antiobesogeni e antiproliferativi. Dal punto di vista clinico ci sono delle evidenze. Diciamo che le evidenze cliniche maggiori derivano dalle esperienze della Francia, dove i latti fermentati sono utilizzati da parecchio tempo. Questo è uno studio nel quale viene messo a confronto l'utilizzo di una formula per pretermini in normale oppure una con l'aggiunta di una formula fermentata. E sostanzialmente quello che emerge è che nella formula fermentata abbiamo una riduzione significativa
della calprotectina come marker di infiammazione intestinale e un incremento significativo invece delle IgA secretorie. Quindi dà una sicurezza, ma anche incide sugli indici pro-infiammatori oppure sulle IgA secretorie. Ci sono una serie di dati che riguardano elementi in vitro cellulari come questi, dove diversi componenti batterici, vedete a sinistra, sono stati messi in cultura con linee cellulari e l'attività sostanzialmente è quella di una immunomodulazione significativa. Di nuovo azioni antinfiammatorie, antiproliferative e antiossidanti. E infine abbiamo questa azione clinica che è importante per la combinazione di una formula fermentata con il prebiotico in grado di diminuire in maniera significativa l'effetto delle coliche gassose. E l'ultima diapositiva è per indicare come vi siano delle evidenze che l'aggiunta ancora una volta di una formula fermentata con un prebiotico è in grado di modificare la consistenza delle feci nei bambini avvicinandola molto a quella dei bambini allattati a seno. E questo è un aspetto assolutamente significativo perché dà un determinante maggiore per quel che riguarda la prevenzione delle coliche, ma dà probabilmente delle indicazioni di una situazione microbiologica più appropriata a livello intestinale.